Ciao a tutti ragazzi, bentornati in Cucina col Banana. Oggi facciamo una ricetta che mi è stata richiesta da Antonio Saitta, che saluto. Mi ha dato degli ingredienti e mi ha detto: perché non ti inventi qualcosa? Quindi me la sono inventata, Antonio. Poi volevo salutare Luigi Restino e Marco Pignataro, che mi è stato detto di dire vive nel periodo del fortunatesimo. Adesso se mi chiedete cosa è, io non lo so. Ciao a tutti ragazzi. Che mi aveva chiesto Antonio. Questa è gorgonzola, ho preso quella piccante, non quella dolce perché è più saporita. Un uovo, poi abbiamo speck, pancetta arrotolata, del pan grattato, stuzzicadenti. Quando vedete il pan grattato sapete benissimo che bisogna friggere. Quindi ragazzi, cominciamo. Allora ragazzi, questa è una fettina di gorgonzola che, come vedete, è spessa circa un centimetro. Ora la tagliamo in due, cerchiamo di essere precisi, e poi ne facciamo dei quadrati. Dovrebbero uscirne tre. Sei. Tre coppie, sì, da due, quindi sei. Tre coppie da due. Ora ragazzi, cominciamo prima con lo speck. Dovete tagliare la fettina di speck su per giù delle stesse dimensioni del quadrato di gorgonzola. Quindi, poi se non siete precisi al millimetro non muore nessuno. Poi mettete la gorgonzola sopra la fettina di speck e girate in questo modo. Poi prendete la gorgonzola con lo speck, la passate nell'uovo abbondantemente, poi nel pan grattato poi la ripassiamo nell'uovo. E poi lo ripassiamo nel pan grattato. Poi ci infilate uno stuzzicadenti e andiamo a friggere. Con la pancetta invece, ragazzi, siccome è un po' più difficile arrotolarla, facciamo così. Ne rompete un pezzettino e ce lo avvolgete. Ne facciamo anche un altro, anche per quanto questi li dobbiamo fare, e poi facciamo lo stesso procedimento fatto per quelli con lo speck. Allora ragazzi, ho tolto gli stuzzicadenti perché questa padella non conteneva abbastanza olio. Se la vostra è un po' più alta, lasciateci lì, che poi sono anche un po' più. Ce li possiamo rimettere dopo, è comunque uguale. Mettiamo a friggere un paio di minuti da una parte e un paio di minuti dall'altra. Allora ragazzi, avete visto, li ho fatti riprendere da vicino, li abbiamo fritti, sono uno spettacolo, c'è un profumo. Rimetto gli stuzzicadenti. Gli stessi che qua risparmiamo. Io ho paura di scottarmi, ragazzi. Assaggerà Silvia? No, no. Okay. Scotta. Ragazzi, la fine del mondo. Questo era quello con la pancetta. Ora cerchiamo quello con lo speck. Mannaggia! Mazza pancetta. Speck.
Ragazzi, sono buonissimi. Io mi sono fermato perché scottano da morire. Se non vi piace la gorgonzola, potete farlo benissimo con qualsiasi altro tipo di formaggio, con la fontina, con un taleggio, con quello che volete. Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, una bella idea anche per magari dei finger food così come antipasto. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, un bacione!